Siamo a sabato, appuntamento con l'Osservatorio di Politica Internazionale. Do subito il benvenuto a Demostenes Floros, analista geopolitico ed economico. Benvenuto, Demostenes. Buonasera e ben ritrovato. Allora, nella puntata di oggi ci focalizziamo sul secondo semestre del 2020, che potrebbe essere a livello geopolitico molto, molto importante. E potrebbe costituire addirittura uno spartiacque. Basti pensare che dal 1 luglio inizia il semestre di presidenza dell'Unione Europea della Germania e sarà presieduta da Angela Merkel, che ha delle cose in serbo e comunque dei processi in corso in Germania che potrebbero appunto costituire uno spartiacque per gli equilibri internazionali, quindi all'interno dell'Unione Europea, ma soprattutto nei riguardi delle grandi potenze d'oltreoceano e asiatiche. In questo senso ci riallacciamo idealmente alla puntata andata in onda giovedì. Dal 1 luglio, quindi, Demostene, si inizia il semestre di presidenza europeo guidato da Angela Merkel, dalla Germania. Perché questi secondi 6 mesi del 2020 potrebbero rivelarsi uno spartiacque per gli equilibri geopolitici internazionali? A mio avviso, perché in primo luogo potrebbero acuirsi i rapporti economici, politici, commerciali, ma anche militari tra le due sponde dell'Atlantico. Questo, a mio avviso, è il punto centrale che noi dovremmo analizzare con grande attenzione. Permettimi però, Carlo, prima di entrare un po' più nel dettaglio, di inserire due o tre aspetti che potrebbero modificare il corso degli eventi e quindi anche la nostra analisi, che potrà riaggiornarsi in base, a mio avviso, a tre aspetti. Giustamente tu hai fatto riferimento al secondo semestre dell'anno, la presidenza tedesca, ma noi sappiamo che nel frattempo, il 5 agosto, arriverà la decisione della Corte Costituzionale tedesca. E questo è un aspetto molto importante, Carlo, perché noi parliamo sempre di Unione Europea, anzi, a volte utilizziamo l'espressione Europa, ma l'Europa è un concetto molto più ampio. Ma per rimanere alla sola Unione Europea e per dirlo in maniera molto semplice, io non so se il 6 agosto noi avremo la medesima Unione Europea che abbiamo oggi. Non perché io preveda la distruzione dell'Unione Europea tra la notte del 5 e il 6, non intendo dire Ma c'è questo. una cadenza, una scadenza ben precisa. C'è una scadenza molto precisa, la Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe si dovrà esprimere in merito al funzionamento della propria banca centrale, della Bundesbank, in relazione alla banca centrale europea. E questo è un aspetto fondamentale che potrà portare anche ad un processo non troppo lontano di frattura all'interno dell'Unione Europea e monetaria. Quindi questo è un primo aspetto che noi dobbiamo premettere. Il secondo aspetto, che mi sembra un pochino sparito dai radar, forse l'arrivo del caldo, ma a me preoccupa molto, ha a che fare con la crisi da Covid e quelli che saranno i suoi effetti, in particolar modo sul fattore lavoro, da qui ai prossimi mesi. Voglio essere chiaro, io sono molto preoccupato rispetto a quanto accadrà da settembre in poi. Fino al 31 luglio l'impressione è che, anzi, la legge dovrebbe aver bloccato tutta una serie di licenziamenti, altri sono già stati fatti, e quindi purtroppo quelli sono posti di lavoro persi, ma diciamo così, dal settembre 2020 in poi io temo un forte peggioramento della situazione economica in Italia, in tutta l'Europa meridionale, ma anche nel resto dell'Unione Europea. E quindi questo è un altro aspetto di cui la Merkel deve tenere fortemente conto. Il terzo aspetto, invece, lo avremo un mese e mezzo più tardi, ma la campagna elettorale è già nel pieno, e cioè stiamo parlando delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti d'America, dove l'elezione di Trump, che fino a qualche mese fa pareva
abbastanza certa. Adesso invece, in virtù della crisi da Covid e ovviamente in virtù di tutto quello che sta succedendo, che vediamo nelle nostre televisioni, anche se commentato in maniera molto parziale e superficiale, pone Trump dinanzi ad una serie di sfide. Ma l'aspetto principale, rimango su un piano economico, quando parlo di divergenze tra le due sponde dell'Atlantico, vede fondamentalmente, da una parte, la Germania volere continuare nella propria politica neomercantilista vuol dire una economia che si fonda sulle esportazioni superiori alle importazioni e su una strozzatura della domanda, quindi dei salari, e dall'altra parte invece la situazione opposta che vivono gli Stati Uniti d'America oramai da anni. Però Trump ha chiesto il voto agli americani ed è stato eletto dagli americani per portare invece a casa posti di lavoro, quei posti di lavoro che gran parte della classe operaia americana aveva perso sin dagli anni 80 in poi in virtù di una serie di processi di delocalizzazione ed internazionalizzazione, di cui casomai potremo approfondire più avanti. Questo è a mio avviso il punto centrale, anche se, attenzione, non voglio fatto ricondurre la crisi tra le due sponde dell'Atlantico in una crisi unicamente economico-commerciale. È una crisi geopolitica che quindi investe anche i settori per l'appunto della politica, dell'energia, della strategia nel suo complesso. Hai citato ad agosto, ci sarà il 5 di agosto ci sarà un momento spartiacque per la pronuncia della Corte federale tedesca, e si dovrà in qualche modo risolvere nel bene o nel male questo conflitto che si è innescato tra la Corte federale tedesca praticamente, e la BCE. A settembre, però, a settembre sarà un mese altrettanto e forse ancora più importante, questo a livello geopolitico proprio internazionale, perché ci saranno in rapidissima successione tra loro due vertici internazionali, il G7 a Camp David all'inizio appunto del mese di settembre e subito dopo, dal 13 al 15 di settembre, un vertice dei 27 paesi dell'Unione Europea, quindi l'Unione Europea al gran completo, con il presidente cinese Xi Jinping, vertice che si terrà a Lipsia, quindi in Germania. Ecco, che cosa potrebbe avvenire, diciamo, nel corso della prima parte di settembre? Beh, anzitutto Carlo, cominciamo con il precisare che tu parlavi di G7 e a giugno la Merkel ha rifiutato l'invito di Trump per il G7, perché giustamente hai ripreso le date, ma l'appuntamento era per giugno, non era per settembre. Originariamente. La cancelliera ha portato una scusa credibile da un certo punto di vista, visto che ha parlato per l'appunto dei problemi di sicurezza dovuta al Covid. Noi le dobbiamo credere, ma fino a un certo punto, nella misura in cui la volontà di Trump in merito alla riunione del G7 era quello di creare una sorta di alleanza anticinese. E questo ci porta dritti dritti al vertice eurocinese, che invece rappresenta da un punto di vista politico esattamente il suo opposto, e cioè la necessità da parte dei paesi che fanno parte dell'Unione Europea di stringere una serie di legami con la Cina. Attorno a che cosa e per quale motivo? Io evidenzierei i seguenti punti. Anzitutto l'importantissimo progetto denominato One Belt, One Road, o se preferiamo la Via della Seta. Che cos'è questo immenso progetto infrastrutturale, terrestre e marino che coinvolge anche parte dell'Africa e del Medio Oriente, oltre che alla Federazione Russa? Beh, in termini politici
potremmo vederlo come il piano Marshall del XXI secolo, anche se in termini monetari reali, viene calcolato come un suo multiplo addirittura. Quindi stiamo parlando di un progetto che rimodellerà e ridarà una nuova forma all'intero pianeta e quindi anche ai suoi rapporti di forza. Nella prima domanda, nella prima risposta alla tua domanda, io parlavo di politica neomercantilista tedesca, cioè di una politica che si fonda sulle esportazioni. Ma attenzione perché queste esportazioni devono avere un acquirente affinché si eviti quello che è il problema della crisi da sovrapproduzione, che a mio avviso ha caratterizzato le crisi dall'inizio degli anni 2000 in poi. Ed è chiaro che un paese come la Germania, ma non soltanto un paese come la Germania, la stessa Austria, la stessa Olanda, hanno la necessità più che l'interesse di far sì che la propria industria non soffra di crisi da sovrapproduzione e chi meglio del mercato cinese può assorbire i prodotti anzitutto tedeschi. Attenzione, due ultimi aspetti, perché è vero che il vertice è euro-cinese, ma è altrettanto vero che all'interno dell'Unione Europea, per questo motivo facevi correttamente riferimento alla decisione della Corte di Karlsruhe, il rapporto con la Cina prevede vede anche una serie di contraddizioni. E qui parliamo anzitutto del nostro paese, prendiamo ad esempio il nostro paese, l'Italia, ma anche la stessa Grecia, perché il progetto prevede lo sfruttamento di serie di porti, ma sono i porti del nord Europa di Rotterdam ed Amburgo che oggi gestiscono il commercio internazionale. Fra qualche anno parte di questi commerci potrebbero spostarsi verso sud e quindi coinvolgere il nostro paese. Sono diversi i porti dei quali si è parlato. Per quanto riguarda la Grecia, invece, da tempo i cinesi hanno investito nel porto del Pireo. Quindi attenzione nel fare emergere quelli che sono gli interessi convergenti, ma anche gli interessi divergenti all'interno dell'Unione Europea e monetaria. Oggi la Merkel corre per parlare con Xi Jinping, ma quando era l'Italia a firmare il memorandum, invece storceva il naso. Questo non dimentichiamo. E non se lo dovrebbe dimenticare soprattutto il fattore lavoro e tutte le forze che fanno, che dovrebbero fare riferimento al mondo del lavoro, perché a mio avviso queste politiche neomercantiliste vanno combattute perché si fondano all'interno dell'Unione Europea sulla deflazione salariale. Certo, secondo te Trump, l'America Trump, quindi come reagirà a questo vertice dal 13, quindi dell'Europa in pratica al gran completo con Xi Jinping? Anzitutto, lo dicevo prima, Trump si trova in una situazione che non immaginava fino a poche settimane fa, fino a qualche mese fa. E quindi è stato in un certo senso costretto ad un cambio di linea. Capiremo nelle settimane a venire se si tratta di un cambiamento tattico oppure invece di un cambiamento strategico. Io credo che per gli Stati Uniti d'America, e proprio in virtù del loro deficit commerciale, l'aspetto più importante sia quello di continuare ad attrarre investimenti e risparmi dal resto del mondo. E qui uno dei salvadanai, se non il salvadanaio più grande del pianeta, è quello rappresentato oggigiorno dalla stessa Cina. Attenzione a quando analizziamo le scelte dei cinesi, i quali, a differenza nostra, ragionano sempre nei tempi lunghi, mentre noi siamo abituati a ragionare sempre nel breve periodo. Che cosa intendo dire in questo caso? Intendo dire che dinanzi alle fortissime tensioni,
Pompeo Trump versus Partito Comunista Cinese, i cinesi hanno, a mio avviso, reagito in maniera molto intelligente negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, perché hanno mantenuto la promessa fatta un anno fa di aprire il loro risparmio a Wall Street. E quindi oggi, nonostante queste tensioni, i cinesi continuano ad invitare le finanziarie americane ad investire nel loro risparmio. Che cosa sta creando quindi questo? Sta creando una contraddizione tra la finanza USA da una parte e la Casa Bianca dall'altra, cosa che Trump non si aspettava. Se fossi lui, starei molto attento perché i cinesi stanno giocando la partita in maniera molto intelligente. Ecco, guarda, con questa ultima analisi hai, diciamo, in un certo senso introdotto la prossima puntata dell'Osservatorio di Politica Internazionale perché, lo anticipiamo ai nostri ascoltatori, parleremo dell'aspetto proprio della contrapposizione tra USA e Cina da un punto di vista essenzialmente, economico e, finanziario. Con questo ci diamo appuntamento al prossimo incontro con l'Osservatorio di Politica Internazionale. Io per ora, Demostenes, Floros, ti ringrazio del sempre Grazie prezioso contributo di questa analisi e noi ci diamo appuntamento allora a lunedì, prossimo. a voi. Grazie a Grazie. tutti i nostri ascoltatori.